prepariamo il pesciolino al forno. Prepariamo, adesso non mi ricordo mai se queste sono le spigole o le orate, comunque dopo ve le scrivo con esattezza. Al forno sono già sfilettate, quindi dei filetti fatti su un letto di verdurine. Questa qui è una ricetta di Simone, insomma della famiglia di Simone, che gentilmente ci prestano, e spero come al solito che vi possa tornare utile, insomma, per preparare qualcosa di diverso. E andiamo a vedere quello che ci serve e come si fa. Allora, chiaramente ci serve il pesciolino. Questi erano due pescetti che sono stati gentilmente sfilettati dalla pescivendola, visto che a me non piace pulire il pesce. Poi potete prendere anche i pesci interi, anche quelli con la testa vanno benissimo uguali. Io ho provato a farla anche con i filetti già surgelati e va bene ugualmente. Poi le verdurine che ci servono sono le carote, i pomodori, un po' di porro e le patate. Poi per insaporire come aromi utilizziamo il pepe, la maggiorana, il timo limone, che col pesce sta veramente benissimo, e poi il rosmarino. E poi ci serve l'olio e il sale grosso. Io come prima cosa ho già acceso il forno in maniera tale che mentre preparo il letto di verdurine mi va in temperatura, perché prima cuociamo un po' le verdure e poi il pesciolino. Mi sono presa questa teglia che è bella grossa. Questa è favolosa perché praticamente basta pochissimo olio, abbiamo scoperto che sono favolose. Quindi la prima cosa, metto un po' d'olio qua. E incomincio a tagliare le verdure. Allora, incominciamo con le patate. Io cerco di fare le patate, perlomeno ci provo, tutte uguali, dello stesso spessore. Le dispongo sul fondo, adesso spargo un po' l'olio e facciamo questo primo straterello. Adesso mettiamo un po' di pepe, un po' di sale, mettiamo un po' di odori, possibilmente se avete gli odori freschi sarebbe l'ideale. Adesso facciamo il secondo strato di verdure, quindi taglio tutto il resto. Stesso discorso anche per queste verdure qua, cerchiamo di tagliarle più o meno tutte con lo stesso spessore. La carota la taglio anche a metà, così è meglio. Ora, per i pomodori sarebbe meglio avere i pomodorini. Io stamattina sono andata a fare spesa, ero convintissima di aver comprato i pomodorini e invece no, quindi faccio con questi pomodori qua grossi. Adesso andiamo a fare gli altri strati. Olio. Mettiamo un po' di cipolla di questa. Le carotine. Quando più o meno, insomma, abbiamo finito lo strato, rimettiamo gli odori. Quindi rosmarino, maggiorana, il timo limone, il pepe e il sale. Adesso finiamo con i pomodori. Ecco le ultime carotine. Sempre come prima. Olio, odori, eccolo qua, il lettino è pronto. Simone ha voluto aggiungere un altro po' di porro perché secondo lui era poco, e adesso lo mettiamo in forno, facciamo cuocere le verdure a 220 gradi per 20 minuti, poi lo tiriamo fuori e ci mettiamo sopra il pesce. Quindi adesso metto i filetti sul letto di verdura. Poi, come prima, passiamo a insaporirli.
Allora, se voi avete il pesce intero, chiaramente il pesce intero è bene che lo insaporiate anche, anche dentro, quindi non solo fuori con gli odori, ma magari mettete una bella fettina di limone dove insomma c'erano l'interiore, così toglie un po' il sapore di amaro. E chiaramente quello che cambia è il grado di cottura, perché queste penso che 10 minuti proprio massimo un quarto d'ora sono pronte. Con il pesce intero il tempo aumenta, di solito potete regolarvi anche quando l'occhio diventa bianco, inizialmente. Come prima, pepe, sale e olio. Allora, adesso questo lo mettiamo in forno per altri 10 minuti, vi dicevo massimo un quarto d'ora. Queste qui sono le spigoline finite, alla fine abbiamo appurato che erano delle spigole. Comunque se è la spigola che è orata vanno benissimo. E niente, adesso queste le mettiamo sul piatto, ce le mangiamo. Queste di solito fanno sempre tanta scena perché sembra che chissà come preparate, invece avete visto, insomma, è piuttosto semplice. E poi chiaramente c'è anche il pregio che mangiate le verdure contemporaneamente al pesce. Beh, noi adesso andiamo a mangiarcelo. Un bacione, ciao e alla prossima!